prima, però do subito il benvenuto a Peter Cardillo, capo economista Spartan Capital Securities. Buon pomeriggio Peter, ben ritrovato. Grazie. Naturalmente inizierei con un parere dei dati macro che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto i ASM non manifatturieri, in particolar modo sui prezzi 83,1, manifatturiero attività business a 55,1 e poi ASM non manifatturiero nuovi ordini a 56,1. Non hanno deluso anche i dati sul lavoro. Naturalmente abbiamo visto richieste di sussidi di disoccupazione più basse rispetto al dato previsto, ovvero 215.000 rispetto a 225.000 di attese. Come bisogna interpretare i numeri di oggi? Ma i numeri di oggi erano un po' misti. Certamente il calo dell'ISM del servizio era una sorpresa negativa, ma questo certamente è stato dovuto al fatto che durante il periodo di Omicron, che praticamente ha rallentato il settore del servizio, l'aumento degli ordini industriali invece è stata una sorpresa positiva, una forte ripresa. Quindi vediamo questa diversità tra il settore dei servizi e il settore manifatturiero. Però il dato forse più importante della giornata è stato l'aumento della produttività americana, 6,6%. Questo è stato molto impressionato, perché in effetti questo vuol dire se la produttività americana può continuare ad aumentare a questi livelli, vuol dire che a un certo punto la produttività americana può avere un impatto negativo sull'inflazione. Certamente non nell'immediato, però è molto possibile che fra 2-3 mesi aiuterà a contenere l'inflazione, e quindi questo sarebbe un positivo per la Banca Centrale Americana a non essere molto aggressiva. Infatti volevo chiedere innanzitutto anche un parere su tutto ciò che ci ha comunicato Jerome Powell nella giornata di ieri. Continua oggi ovviamente l'audizione in congresso, e quindi ecco, sei d'accordo con un approccio meno aggressivo rispetto agli attesi, che poi bisogna dire che solo 2 settimane fa il mercato scontava già 50 punti base di rialzo al posto di 25, e Powell ha invece ha detto che appoggerà un rialzo di 25 punti base, che un approccio meno aggressivo rispetto all'inizio. Sì, certamente è chiaro adesso che la Fed aumenterà di un quarto di punto in questo mese. Bisogna vedere quello che succede con la situazione con la guerra tra l'Ucraina e la Russia. Tutto dipende lì, e cosa succede con il prezzo del petrolio. Quindi è evidente che adesso abbiamo una chiara visione che la Fed aumenterà i tassi di interessi, almeno all'inizio resteranno abbastanza colombo, nel senso che un aumento aggressivo non è in vista. Però ripeto, tutto questo dipende dalla situazione tra Ucraina e la Russia, e ripeto, la chiave di tutto questo sarà il prezzo del petrolio. A proposito di quello, abbiamo visto certamente un calo stamattina. Io non credo che il calo è dovuto al fatto che probabilmente l'Iran possa rientrare nel mercato, perché ci vorranno almeno 2 mesi prima che possano effettivamente aumentare la produzione per soddisfare il mercato. Io penso piuttosto il calo è dovuto al fatto che oggi c'è una seconda riunione tra Ucraina e la Russia, e probabilmente ci sarà una possibilità di un cessato di fuoco per ragioni umanitarie. Quindi se questo succede, vuol dire che il prezzo del petrolio, dopo
forti ovviamente, può scendere attorno a 100 dollari al barile. Infatti, non so se possiamo mostrare il petrolio e cambiare titolo 1, stiamo vedendo il WTI a 109 dollari per barile, il Brent a 112, invece secondo alcune indiscrezioni appunto il motivo sia proprio l'Iran, il fatto che potrebbe sostituire in qualche modo le quote della Russia che gran parte del mercato non vorrebbe acquistare per il momento. Sì, certo, questo è molto, molto possibile, però ricordiamoci che c'è sempre la probabilità che Putin con intenzioni potrebbe certamente limitare l'afflusso del gas e del petrolio in Europa. Quindi se questo dovesse succedere, è ovvio che anche l'aiuto dell'Iran sarebbe limitato e quindi i prezzi del petrolio rimarranno molto elevati. Ecco Peter, volevo semplicemente capire se ci sono rischi di stagflazione, quali sono i fenomeni che si devono verificare prima di avere effettivamente una stagflazione a tutti gli effetti. Sì, questo c'è, infatti questo l'ho scritto nei miei commenti settimanali che escono domani e quindi io penso che c'è questo rischio e questo rischio sarebbe peggio dell'inflazione attuale perché vuol dire che ci sarà un rallentamento dell'attività economica, un rallentamento della crescita nel mercato del lavoro e vuol dire che inflazione rimarrà alta. Quindi, giusto per capirci, la Fed avrebbe potuto scegliere, diciamo, un altro momento per iniziare ad alzare i tassi quando magari alcuni fenomeni spiacevoli, come per esempio la guerra in Ucraina e il dovuto aumento dei prezzi al petrolio e dell'energia in generale, non si erano affatto verificati? Non credo, perché il problema è questo. Abbiamo una situazione geopolitica molto precaria, abbiamo l'inflazione che è molto elevata e che probabilmente vedremo ancora risultati negativi sull'inflazione, nel senso che l'inflazione non si ferma qui, abbiamo ancora forse 2-3 mesi prima che possiamo vedere l'inflazione finalmente arrivare a un picco, quindi era molto necessario che la Fed prenda questa corsa di aumentare i tassi di interesse, altrimenti sarebbe a rischio di perdere controllo dell'inflazione che finora già hanno perso in un certo qual senso questo controllo e diventerebbe veramente un forte, forte problema per l'economia americana e globale, perché ci sarebbe un aumento dell'inflazione non al 7-8-9%, ma probabilmente al 20%. Ecco, poi per non menzionare ovviamente quanto sia delicata, diciamo, la situazione in Europa ancora di più, poi siamo anche vicinissimi a tutto ciò che accade in Ucraina, anzi proprio nel cuore dell'Europa e che si sta svolgendo questa diciamo, operazione militare aggressiva da parte dei russi. Ultimissima domanda prima di lasciarci, quali sono le vostre aspettative dei non-farm payrolls di domani? Perché ricordiamo che prima dello scoppio della guerra i non-farm payrolls erano proprio un market mover molto molto importante. Sì, io penso a 345.000 posti di lavori che si sono ripresi nell'ultimo mese con il tasso di disoccupazione invariata. E cioè molto molto soddisfacente. Questa è, diciamo, la faccia di piena occupazione negli Stati Uniti o meno? Cioè è la tua interpretazione di raggiungimento di piena occupazione? Oh, senz'altro, io sono convinto e infatti la Fed ha chiaramente detto che ormai siamo in piena occupazione qui negli Stati Uniti. Grazie mille, Peter Cardillo, capo economista Spartan Capital Securities, alla prossima e buona continuazione. Grazie.